Quando ci si accinge a produrre una domanda di mobilità, io consiglio sempre di produrre prima gli allegati. Perché? Perché ogni domanda deve essere corredata da allegati, altrimenti non andrà avanti. Cosa sono gli allegati? Gli allegati sono delle autocertificazioni nelle quali il docente che intende partecipare alla mobilità dovrà autocertificare di possedere requisiti di anzianità di servizio, di esigenze di famiglia o di titoli. Per questo motivo noi della WIN Scuola abbiamo creato una vera e propria pagina ad hoc che adesso vi mostrerò, dove è possibile innanzitutto scaricare tutti gli allegati possibili, nonché l'ordinanza e i nostri preziosi vademecum a cura di Paolo Pizzo, che possono essere veramente molto utili. Ecco la pagina, questa è la pagina. Come vedete, qui è possibile scaricare i report, il contratto, il CCNI della mobilità, che vi ripeto non abbiamo sottoscritto, l'ordinanza ministeriale e l'ordinanza che riguarda gli insegnanti di religione cattolica. Come vedete, anche qui c'è la guida alla compilazione con tutti gli schemi sui vincoli, la scheda tecnica, i docenti che hanno ottenuto la mobilità in altro provincia, e ci sono gli allegati. Gli allegati, come vedete, siamo stati attenti non solo ai docenti ma anche al personale ATA, quindi troviamo gli allegati destinati al personale ATA e gli allegati destinati al personale docente. Siccome il tutorial di oggi è dedicato al personale docente, clicco sugli allegati del personale docente e come vedete il primo allegato, quello più, diciamo, più importante, è quello che riguarda l'anzianità di servizio, continuità o bonus, quelli che molti chiamano allegati D, allegato D che si chiama comunque allegato D e che viene utilizzato anche per le graduatorie di istituto, anche perché la mobilità va di pari passo con le graduatorie di istituto. Magari con Andrea si potrebbe pensare di fare anche un tutorial sulle graduatorie di istituto, perché cominciano ad arrivare moltissime richieste su questo tipo di compilazione. Se andiamo all'allegato, ve ne faccio vedere uno così per vedere come è fatto. Naturalmente vi sono tutti i dati personali della persona e qui inserirò i servizi di ruolo. Naturalmente, se sono una persona che ha un ruolo precedente a quello dell'anno in corso, perché ricordo a tutti che l'anno in corso nella mobilità non vale. Quindi, se io sono un neo immesso quest'anno e produco la domanda con riserva o la deroga ai vincoli, poi vedremo quali sono queste deroghe ai vincoli, non potrò mettere in questa casella nessun anno perché sono un neo immesso in ruolo, cosa diversa invece per quelli che hanno più anni di ruolo. Quindi un neo immesso in ruolo non può inserire servizi di ruolo, ma sicuramente se li ha può inserire gli anni di pre-ruolo, quindi andrà a dichiarare in questo allegato anno per anno tutti gli anni di pre-ruolo che ha svolto, quindi in che anno scolastico l'ha svolto, da al presso quale istituto lo ha svolto. Questo allegato non deve essere stampato, questo come tutti gli altri allegati non devono essere stampati, basta compilarli attraverso un computer e non serve neanche trasformarli in PDF. Il sistema riesce a caricare sia i file in PDF che in Word. Vi farò vedere dove vanno allegati gli allegati. Ecco, gioco di parole. Naturalmente, questo è l'allegato più importante, nel senso quello che condizione sine qua non, la domanda non può essere svolta, a meno che non si abbia nemmeno un anno di preruolo, e allora a quel punto veramente non c'è bisogno neanche di questo. Poi, come vedete, ci sono tutti gli allegati che riguardano le precedenze, la precedenza assistenza al coniuge, precedenza al genitore, al figlio e così via. E gli allegati che riguardano il punteggio dell'esistenza dei figli, dei vari ricongiungimenti gli allegati che riguardano i titoli posseduti per i passaggi di carte per ruolo da licei musicali e per i trasferimenti. In questa stessa pagina è possibile trovare anche le nostre FAQ. Docenti,
per quanto riguarda le precedenze, e in questo caso abbiamo le FAQ che riguardano questi benedetti vincoli. Vediamo un attimo chi può presentare la domanda. Chi può presentare la domanda per l'anno scolastico 23-24? Ripeto, queste FAQ le trovate sulla nostra pagina dedicata alla mobilità. Può presentare domanda di mobilità, possono presentare domanda di mobilità i docenti assunti a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 21-22, che per l'anno scolastico 22-23, quindi per l'anno scolastico in corso, non abbiano presentato mai domanda, oppure hanno presentato domanda ma non hanno ottenuto nessun movimento, hanno presentato domanda all'interno della provincia di titolarità e hanno ottenuto una scuola in un diverso comune rispetto a quello di titolarità attraverso l'espressione del codice sintetico comune o distretto. Faccio un esempio. Io ero, fino all'anno scolastico 21-22, ero docente nel comune di Pomezia, quindi parlo della provincia di Roma. L'anno scorso ho chiesto la mobilità e non ho chiesto un codice sintetico. Per esempio, ho chiesto tutto il comune di ero a Pomezia, diciamo, ho chiesto Anzio, ok? Fa parte della provincia di Roma. Ho chiesto fatto questa domanda di mobilità con un codice sintetico, non mi sono bloccata e quindi posso presentare la domanda di mobilità. Chi ancora può presentare domanda per l'anno scolastico 23-24? Rientrano nei vincoli previsti per aver ottenuto in provincia o fuori provincia una scuola indicata puntualmente, quindi ho chiesto una scuola puntuale, però quest'anno sono risultato in soprannumero o in esubero. Quindi anche se ho chiesto una scuola puntuale, io posso comunque produrre domanda, avendo avuto una comunicazione di essere in soprannumero o in esubero. Possono altresì presentare domanda a pieno titolo tutti i docenti a tempo indeterminato che erano vincolati a decorrere dal 1 settembre 2020, cioè tutti quei docenti che al 1 settembre 2020 hanno prodotto una domanda di mobilità chiedendo una scuola puntuale, quindi per esempio la scuola Fermi, io ho chiesto la scuola Fermi, ho ottenuto la scuola Fermi e sono trascorse le 3 annualità, quindi nell'anno scolastico in corso, e quindi posso produrre domanda, mi sono sbloccata. Possono produrre anche domanda a pieno titolo tutti quei docenti che rientrano nella fattispecie di quelli individuati dalla prima fascia GPS sostegno, che hanno avuto un ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2021 ed economica 1 settembre 2022. Quindi queste persone possono fare domanda di trasferimento senza problemi, quindi possono produrre la domanda di mobilità. Chi è che può produrre la domanda con riserva, sempre in attesa di questa disposizione legislativa? I docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica economica il 1 settembre 2022. Questi docenti, quindi questi neoimmessi in ruolo quest'anno, presenteranno la domanda con riserva in attesa di un provvedimento legislativo. Vi farò vedere, siccome ho costretto, poverino, un collega, ne ho assunto il ruolo ad aggiungermi oggi per guardare la sua domanda da neoimmesso in ruolo. C'è una dicitura, un messaggio di alert rosso che vi dice: guarda, fai attenzione che tu potrai produrre la domanda solo se rientri in particolari contesti. Attenzione a questi docenti. Guardate bene, guardate che io sono da 2 giorni, da quando è uscita l'ordinanza, che stiamo studiando tutti come dei pazzi, perché veramente questi vincoli sono una cosa, una torre di Babele, veramente complicatissimi. Cosa consigliamo a questi docenti? Ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 22 e 23, nel caso in cui abbiano una disabilità grave, quindi un articolo 3,3 e un articolo 33,6 della legge 104-92, o si assistono il figlio
ho il coniuge, ho un parente, ho un affine entro il terzo grado disabile in condizioni di gravità, quindi parliamo sempre di legge 104, articolo 33,5, di poter andare in deroga a questo vincolo. Attenzione, non sto parlando di precedenza, non hanno la precedenza, ma possono andare in deroga a questo vincolo. Quindi se avete una suocera che magari vi è anche un po' antipatica, adesso cercate di volerle più bene se ha una gravità, un articolo 33, sto scherzando naturalmente, e per così stemperare un po' gli animi, perché questa 104 della suocera, che rientra tra gli affini entro il grado, vi può dare la possibilità di superare il vincolo, ma sempre no, solamente se il provvedimento, soltanto se questa certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al concorso. Quindi, se questa 104 l'ha ottenuta adesso, la potete spendere, altrimenti, se era precedente alla domanda relativa del vostro concorso, purtroppo no. Se questi docenti, quindi parliamo dei neoassunti 22-23, se hanno uno di queste, di questi motivi per superare il vincolo, potrebbero anche utilizzare una precedenza in caso in cui potessero beneficiare di una disabilità grave personale di assistenza al figlio, al coniuge o al genitore disabile grave, anche con certificazione antecedente alla partecipazione al concorso. È possibile fruire anche delle relative precedenze previste dall'articolo 13 del CCNI. Quindi, se io sono un immesso in ruolo 22-23 e ho mia nonna che rientra nella legge 104 con una condizione di gravità, supero il vincolo e magari posso utilizzare anche una delle precedenze dell'articolo 13. Per esempio, se io dovessi avere un marito o una moglie militare che è stata spostata, trasferita di imperio o di autorità, potrò anche valermi della precedenza. Tutte queste notizie le trovate nelle nostre FAQ, perché effettivamente sono un po' ostiche, però spero di essere stata chiara. Chi non può presentare domanda? I docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 21-22, che il 1 settembre 21 o il 1 settembre 22 hanno ottenuto nella provincia di titolarità il trasferimento, compreso il movimento da posto comune a sostegno e viceversa. Perché guardate, quando ci si sposta il movimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa, è un trasferimento, non è un passaggio. Poi vi dirò la differenza tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. E quindi queste persone che hanno ottenuto un trasferimento, il passaggio di cattedra di ruolo, attraverso l'espressione del codice puntuale di scuola all'interno del comune di titolarità o in altro comune o distretto diverso da quella di quello di titolarità, non possono presentare la domanda. Così come non possono presentare domanda da posto comune a sostegno e viceversa, il passaggio di cattedra o di ruolo all'interno del comune di titolarità, anche se nella stessa scuola di titolarità, attraverso l'espressione del codice sintetico comune distretto o distretto subcomunale. Che significa? Se io l'anno scorso ero docente di una scuola nel distretto 40 del comune di Napoli, Napoli è una città metropolitana, ok? Io ho presentato domanda di passaggio di ruolo dal distretto 40, ero nel distretto 40 del comune di Napoli e intendo spostarmi nel distretto 41 dello stesso comune di Napoli, non posso farlo perché è un distretto subcomunale. E non sono in soprannumero né esubero, non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall'articolo 13. 2. Chi è? Siamo
leggendo chi non può presentare domanda, chi è che non può presentare domanda ancora, i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 21-22, che il 1 settembre 2022 hanno ottenuto in una provincia diversa da quella di titolarità. Il trasferimento, il passaggio di ruolo sia attraverso l'espressione del codice puntuale che il codice di sintetico di comune e distretto. Quindi tutti quelli che hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale l'anno scolastico precedente, l'anno scolastico scorso, purtroppo sono bloccati. Anche questo è stato uno dei motivi che ci ha proprio spinto a non firmare, perché per queste persone che magari erano a Firenze, hanno chiesto Roma, anche se con una preferenza sintetica, mettendo tutto il comune di Roma, avendo ottenuto un trasferimento interprovinciale, purtroppo sono bloccati, a meno che non siano in soprannumero o in esubero o non fruiscono di una precedenza dell'articolo 13. Quali sono le precedenze previste dal contratto? Come bisogna inserire le preferenze? Va bene, queste sono, dopo le vedremo nella domanda quali sono le preferenze, preferisco farvele vedere tutte quante direttamente nella domanda. E vi dirò anche come indicare le preferenze. Andiamo alla domanda. Io mi sono sono già entrata nella mia, ecco qui, questa è la mia pagina. Io sono una docente di scuola primaria, facciamo finta che chiedo la mobilità. Questa è la pagina, la finestra che dovrò utilizzare. Domanda mobilità primaria, se sono una docente di scuola primaria. Domanda di mobilità dell'infanzia, se sono una docente di scuola dell'infanzia. Domanda di mobilità secondaria di primo grado, se sono un docente di primo grado. Domanda di mobilità secondaria di secondo grado, se sono un docente di secondo grado. Naturalmente, io posso produrre, come docente di scuola primaria, se ne avessi il titolo, potrei produrre anche due domande. O anche una sola che non sia di mobilità, potrei anche chiedere il passaggio di ruolo. Se avessi l'abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado, entrerei in questa pagina. Ho letto a certi termini, avanti, qui ci sono tutti i miei dati, va bene. Vedete? Naturalmente il sistema riconosce che io non sono una docente di scuola secondaria di secondo grado e mi dice: vuoi effettuare il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado? E mi dà la possibilità di inserirlo. Ma andiamo indietro. Prima di produrre domanda, io vi consiglio sempre di produrre quei famosi allegati di cui abbiamo parlato precedentemente, sia se producete la domanda da soli, sia se vi recate in una sede sindacale, vi consiglio di produrre gli allegati, perché altrimenti la domanda, che può diventare molto semplice, possono metterci anche 5 minuti per produrla, diventa molto più complicata, soprattutto se non avete mai prodotto domanda. Perché fare tutti gli allegati ex novo diventa molto difficile. Però adesso vediamo qual è la pagina dove dovete inserire questi allegati. Vado in altri servizi. Vado in, aspettate, gestione allegati, vai al servizio, gestione allegati, avanti, avanti, avanti. Come vedete, io non ho nessun allegato perché sono anni che non produco domanda di mobilità. L'ultima volta l'ho prodotta nel 2000, sono anni che non la produco. Quindi cosa faccio? Facciamo conto che ho prodotto la domanda, ho prodotto l'allegato, ce l'ho su una chiavetta, ce l'ho sul computer. Vado su Inserisci, tipo di allegato, scegli il file, anzianità di servizio. Prendo il file che ho preso prima che è vuoto, lo chiamo anzianità di servizio, conferma. Quest'anno ci hanno fatto il piacere di non pretendere più l'inserimento del codice personale. Come vedete,
il sistema mi ha inserito l'allegato senza chiedermi il codice personale, cosa che invece era necessaria fino all'anno scorso. Quindi facciamo finta che io ho inserito tutti gli allegati che mi servivano. Vado a produrre la domanda, guardiamola punto per punto, voce per voce, in modo che per voi possa essere semplice produrla. Trasferimento per la scuola primaria. Come vedete, ci sono varie sezioni: anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali, precedenze, posto lingua, scelta tipo di posto, requisiti, preferenze, indicazioni allegati. Andiamo con la prima, anzianità di servizio. La prima voce, che è uguale per tutti, ci chiede: quali sono i numeri, qual è il numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza? Naturalmente, i docenti neoimmessi qui non hanno la possibilità di inserire nulla, lasceranno la casella vuota, perché sono neoammessi, quindi non hanno anni di ruolo. I docenti che invece producono la domanda dopo 10 anni di permanenza di titolarità in un'altra scuola inseriranno gli anni di ruolo. Quindi se sono 10, inserirò 10. Il sistema automaticamente mi farà una moltiplicazione per 6. Attenzione, in questo punto, se io ho prestato degli anni in scuole su piccole isole, non parlo della Sicilia e della Sardegna, ma parlo di isole come Ischia, Capri, Ponza, Giglio, Pantelleria, gli anni che ho prestato su queste isole li dovrò inserire 2 volte. Così come in questo punto posso inserire gli anni di decorrenza giuridica che sono stati coperti da effettivo servizio. Facciamo un esempio: se io sono stata immessa in ruolo il 1° settembre 2018, ma mi è stata riconosciuta una retroattività giuridica dal 1° settembre 2017 e in quell'anno io prestavo servizio come supplente, potrò inserire quell'anno in questa casella. Quindi facciamo un esempio: un docente che ha 5 anni di ruolo. Di questi 5 anni di ruolo, uno lo ha prestato su piccola isola e due li ha prestati con ricorrenza giuridica coperta da effettivo servizio. Inserirà in questa casella, inserirà 5 più 2 anni di piccola isola più uno di ricorrenza giuridica, inserirà 8. Attenzione, vado al punto 2, anzianità derivante da numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza. Chi inserisce gli anni qui? Inseriscono gli anni qui tutti coloro che, ad esempio, attualmente sono titolari sulla scuola primaria, ma in passato sono stati docenti di scuola dell'infanzia o viceversa. Oppure tutti gli insegnanti che attualmente sono titolari scuola secondaria di secondo grado e in precedenza erano titolari su scuola secondaria di primo grado. Quindi anche in questo caso, se ho prestato servizio nelle piccole isole o in paesi di sviluppo, posso inserire qui gli anni ripetuti 2 volte. E anche in questo caso il sistema attribuirà 6 punti. Retroattività giuridica della nomina. Chi è che inserisce gli anni qua? Retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio. Mettiamo caso che il docente di cui prima, che ha avuto l'immissione in ruolo il 1° settembre 2018 con decorrenza giuridica nel 2017, nell'anno 2017 non ha prestato servizio. Allora in quel caso dovrà inserire quell'annualità qui e il sistema non valuterà quell'anno 6 punti, ma la valuterà soltanto 3 punti. Quando un anno di ruolo è considerato valido? Se di 180 giorni.
Quindi un anno è considerato valido se è di 180 giorni, non si considerano le assenze per il congedo biennale, non si considerano le assenze per congedo di maternità, paternità, ma si considerano per esempio le aspettative per motivi di famiglia. Tutto quello che non è pagato non può essere considerato come servizio. Nel punto 3, numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo. Ecco qui, questo anni, questi, questa voce, chi è che la compila? Anche i docenti non immessi, che hanno un servizio di pre-ruolo, compreso il servizio sul sostegno, anche se non avevo il titolo quando l'ho prestato. In questa casella, oltre al servizio di pre-ruolo, vanno inseriti anche gli anni in altro ruolo. Se io sono un docente che attualmente è nella scuola secondaria di primo grado, ma precedentemente avevo un ruolo nella scuola dell'infanzia, o viceversa. Quindi anche questi docenti dovranno inserire gli anni che hanno prestato, sia come pre-ruolo che quelli prestati in un altro ruolo di un altro grado, in questa casella, anche se comunque il sistema valuterà questi anni per 6. E facciamo attenzione che qui c'è una grande differenza fra la domanda di mobilità e le graduatorie di istituto, perché mentre per la mobilità sia gli anni di ruolo che gli anni di pre-ruolo valgono 6 punti, nella graduatoria di istituto gli anni di ruolo valgono 6 punti, gli anni di pre-ruolo valgono 3 punti per i primi 4 e 2 punti per i primi 4. Ma magari ne parleremo in un altro momento. Naturalmente questa voce, numero di anni di servizio che siete prestati scuole di montagna, lo trovate soltanto nella scuola primaria, così come numero di anni di servizio prestati scuole speciali o indirizzo didattico differenziato o su classi differenziali, su posti di sostegno, lo trovate anche nella scuola secondaria, ma dopo lo vedremo perché faremo anche una domanda di scuola secondaria. Per quanto riguarda il posto di sostegno, come vedete, questo punto è suddiviso in altri sottopunti. Vi chiede quanti anni di ruolo hai prestato sul sostegno, quanti anni di pre-ruolo, quanti altri anni in altro ruolo, quanti anni di retroattività giuridica non coperta da effettivo servizio. Chi è che compila questo punto? Soltanto i docenti di sostegno che intendono chiedere mobilità sul sostegno, oppure i docenti, o anche posto comune, sostegno e posto comune, o i docenti di posto comune che avendone il titolo, quindi avendone la specializzazione, chiedono di essere trasferiti oltre che sul posto comune anche sul posto di sostegno. Quindi se hanno degli anni di pre-ruolo sul sostegno, se li possono inserire in questa casella. Punto 6. Numero di anni di servizio di ruolo, almeno 3 anni, prestati senza soluzione di continuità nel plesso di titolarità. Quindi io sono un docente che da almeno 4 anni, da qui a 4 anni addietro, perché vi ricordo che l'anno in corso non vale, non mi sono mai mossa dalla mia scuola, dal mio plesso di titolarità. Questo naturalmente vale per quelli che non si sono effettivamente mossi, perché chi ha per esempio utilizzato l'articolo 36 per una diversa esperienza in una scuola, nel mio caso una scuola secondaria di secondo grado, ho perso la continuità. In questo caso il sistema per i primi 5 anni moltiplicherà gli anni per 2, per i successivi anni 5, quindi successivamente al quinquennio moltiplicherà per 3. Queste voci che vedete, il 7, l'8 e il 9, le trovate solamente per la scuola primaria. Nella domanda di scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, non li trovate. Fanno riferimento a tutti quei docenti specialisti nella lingua inglese. Chi sono gli specialisti? Sono quelli che hanno insegnato solo lingua inglese. Non sempre però, dal 92-93 fino al 97-98,
oppure specializzati, quelli che hanno insegnato lingua inglese, ma non solo lingua inglese, quindi docenti di posto comune che hanno anche il titolo per insegnare inglese. E questa voce, la numero 9, invece, riguarda tutto il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come specialista per l'insegnamento della lingua straniera. Cioè io in quegli anni, sempre dal 92-93 al 97-98, ho sempre prestato servizio come docente specialista. Punto 10. Questo punto 10 è un punteggio una tantum. Fu inserito per dare un premio a tutti quei docenti che non si muovevano a livello provinciale. Naturalmente qui vedete la tendina vi dice, vi dà la possibilità solo di fleggare no o sì. E vi dà un 10 punti, ma chi? Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e fino all'anno scolastico 2007-2008, non hanno presentato domanda di mobilità provinciale o passaggio provinciale, oppure avendo presentata la domanda di mobilità l'abbiano revocata nei termini previsti. Naturalmente questo punteggio una tantum possono farselo valere anche quelli che sono stati costretti a trasferirsi perché avevano una domanda condizionata, erano in sovrannumero. Naturalmente, tutto questo che dichiarate in questa parte della domanda dovrà essere autocertificato attraverso un allegato che si chiama allegato D o si chiama ancora meglio anzianità di servizio. Perché preferisco citare l'anzianità di servizio? Perché l'allegato D contiene soltanto gli anni di ruolo e di preruolo. Il nostro allegato, quello che trovate nella nostra pagina dedicata, comprende tutte queste voci, comprende il punteggio aggiuntivo, comprende la continuità, quindi vi fa risparmiare molto tempo perché non vi fa fare più allegati, ma in un unico allegato mettete tutto quello che è riferito all'anzianità di servizio. Andiamo alle esigenze di famiglia. Esigenze di famiglia. Queste esigenze di famiglia valgono per coloro che si spostano in un comune diverso rispetto a quello in cui sono titolari. Ho dimenticato di fare un passaggio precedentemente. Quali sono le fasi della mobilità? Le fasi della mobilità sono la prima, trasferimenti al comune. Quindi sono nel comune di Pomezia, chiedo di essere trasferito in un'altra scuola del comune di Pomezia. Poi nella seconda fase, trasferimento intercomunale, quindi all'interno della stessa provincia, sono nel comune di Pomezia, ho una titolarità nel comune di Pomezia, chiedo di essere trasferito in un altro comune della provincia di Roma, nel comune di Tivoli, quindi comune diverso della stessa provincia. In questa fase rientrano anche i trasferimenti da posto comune a posto di sostegno e viceversa, quindi ricordiamo il trasferimento da sostegno a comune, da comune a sostegno avvengono in seconda fase. In terza fase invece avvengono i trasferimenti da diversa provincia e anche i passaggi di ruolo, passaggio di ruolo di cattedra. Anche su questo c'è un po' di confusione. Che cos'è un passaggio di cattedra e che cos'è un passaggio di ruolo? Passaggio di cattedra è quando io voglio permanere nello stesso grado, quindi facciamo l'esempio, sono una docente di A011, scuola secondaria di secondo grado, ho l'abilitazione per A012, chiedo il passaggio di cattedra, lo ottengo, non dovrò fare l'anno di prova. Mentre passaggio di ruolo, sono una docente di scuola primaria, ho l'abilitazione che mi permette di insegnare nella scuola secondaria di secondo grado, produco domanda di passaggio di ruolo, lo ottengo, dovrò sostenere l'anno di prova. Le esigenze di famiglia quali sono? Comune di ricongiungimento per il trasferimento. Quindi io diciamo che sono nella provincia di Roma, anzi no, sono a Napoli, sono a Roma. Chiedo Roma, comune
di Albano Laziale, chiedo di ricongiungermi a mio marito nel comune di Albano Laziale. Io avrò, nel comune di Albano Laziale, avrò 6 punti per esigenza di famiglia di ricongiungimento al coniuge. Attenzione, se io sono coniugata posso chiedere solo ricongiungimento al coniuge, se invece sono separata, divorziata, posso chiedere anche ricongiungimento al genitore o ai figli. Posso chiedere anche il comune di ricongiungimento ai figli disabili e tossicodipendenti. Naturalmente, anche in questo caso dovrò autocertificare il possesso di questo requisito. Posso altresì dichiarare di avere dei figli che non abbiano compiuti 6 anni di età, in questo caso vale l'anno solare, non l'anno scolastico, e in questo caso il sistema mi moltiplica il numero dei figli per 4. Quindi se io ho 2 figli, 2 per 4, 8. Mentre se io ho dei figli di età superiore ai 6 anni, ma non superiore ai 18, il sistema mi riconoscerà 3 punti. In questo caso, quindi, come vi dicevo, queste esigenze di famiglia non vengono considerate se io faccio un trasferimento all'interno del comune, così come non vengono considerate se io faccio un passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo. Quindi valgono per il trasferimento intercomunale e per il trasferimento interprovinciale. Titoli generali. Se apro questa pagina, naturalmente anche in questo caso dovrò produrre una domanda, un'autocertificazione, un allegato, scusatemi, nel quale andrò a dichiarare di possedere tutto ciò che sto inserendo in questa domanda. Primo titolo, idoneità conseguita a seguito del superamento di un pubblico concorso ordinario. E sottolineo ordinario perché non valgono tutti i concorsi straordinari, non valgono il TFA, non valgono i SIS, valgono i concorsi ordinari. Ad esempio, il concorso 2016 vale sia per i vincitori ma anche per gli idonei. Queste persone, mettendo sì, potranno avvalersi di un ulteriore punteggio di 12 punti. Voce, numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post laurea. Come potete facilmente vincere, questi diplomi di specializzazione valgono solamente per quelli che posseggono una laurea. Devono avere almeno una durata biennale e questi corsi danno 5 punti. Quindi voi inserirete uno e il sistema in automatico vi calcolerà i 5 punti. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo. Se io sono un docente di scuola primaria, sono un docente di scuola primaria, che ha anche una laurea triennale e questa laurea triennale non mi è servita, evidentemente, per diventare docente di scuola primaria, avendo un diploma prima del 2001-2002, io ho conseguito una laurea triennale successivamente. Qui posso scrivere di avere questa laurea triennale, metterò uno e il sistema mi valuterà questo titolo 3 punti. Vale anche il titolo ISEF in questo caso. Numero corsi di perfezionamento o di master. In questo caso, per tutti i titoli prima del 2005-2006 dovevano avere durata annuale. Dal 2005-2006, per potersi far valere questi corsi, devono avere almeno una durata di 1500 ore e 60 CFU. Numeri di diploma di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo. Qui inserirò tutte le lauree specialistiche, tutte le lauree magistrali. Attenzione, se io per conseguire una laurea magistrale ho conseguito prima una laurea triennale che mi ha dato la possibilità di accedere alla laurea magistrale, naturalmente inserirò il mio titolo solo qui. Non andrò a inserire anche la laurea triennale, assolutamente no. E naturalmente, se io sono un docente che ha la laurea in scienze della formazione primaria, che mi ha permesso di diventare di ruolo come docente di scuola primaria, non dovrò inserire
la laurea in questa voce, perché è la stessa laurea che mi ha dato accesso al mio ruolo. Potrò farmi valere un'altra laurea, per esempio, se ho conseguito anche una laurea in giurisprudenza, potrò inserirla e il sistema mi riconoscerà 5 punti. Nel punto 20 qui, conseguimento del dottorato di ricerca, no o sì? Questo mi fa capire che se io anche ne ho conseguiti più di uno, ne vale soltanto uno. Frequenza dei corsi di aggiornamento di formazione linguistica, questa voce la trovate soltanto per i docenti di scuola primaria. E sono tutti quei corsi di formazione linguistica che sono stati programmati dagli ambiti territoriali anche attraverso i vecchi centri SAE o attraverso appunto gli ambiti territoriali che hanno dato la possibilità ai docenti di scuola di primaria di insegnare la lingua inglese nelle proprie classi. Numero di partecipazioni agli esami di Stato, anche su questi c'è tanta confusione. Quali sono gli anni di partecipazione agli esami di Stato validi? Sono soltanto gli anni che risalgono al 98-99, al 99-2000, al 2000-2001. Quindi, se ho partecipato agli esami di Stato negli anni scolastici 98-99, 99-2000 e 2000-2001, potrò inserire questi anni all'interno di questa casella. Sfatiamo anche un'altra falsa credenza. Questo punto, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, detto con un acronimo CLIL. Molte persone inseriscono qui il possesso di una certificazione linguistica C1. È sbagliato. Qui va inserito il titolo per quei docenti che hanno una certificazione CLIL. La differenza sta se lo hanno acquisita congiuntamente a una certificazione di livello C1, il sistema mi riconoscerà un punto. Se invece l'ho acquisita senza certificazione di livello C1, il sistema mi riconoscerà 0,5. In questo caso, quindi, come vi dicevo, dovrò per questa parte della domanda allegare tutti quegli allegati che riguardano i titoli, un unico titolo che riguarda tutti i titoli che ho conseguito negli anni, quindi certificare il possesso di questi titoli. Vi chiederanno dove, quando l'avete conseguiti. Andiamo alle precedenze. Prima precedenza, chi è che può fare riferimento a questa precedenza? Quei docenti che sono stati negli ultimi anni, 8 anni esattamente, soprannumerari. Quindi dovranno scrivere in quale provincia sono risultati soprannumerari, quale scuola. Il sistema ti dà la possibilità, se metto Napoli, il sistema mi dà la possibilità di inserire la scuola che mi interessa, quindi o scegli la scuola o scelgo il comune e il tipo di posto. Mi dice eri titolare sul posto comune o eri titolare sul posto di sostegno. Quindi queste persone hanno la precedenza per rientrare nella loro vecchia scuola. Naturalmente dovranno inserire nelle preferenze la loro vecchia scuola. Secondo tipo di precedenza. Docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti. Quindi no, sì. Docente usufruisce della precedenza per i docenti emodializzati. No, sì. Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'articolo 21 della legge 104-92. Chi sono questi docenti? Sono tutti quei docenti che hanno una 104 anche non grave, quindi non hanno un articolo 3,3, ma hanno una invalidità superiore ai 2/3, quindi superiore al 67%. Quindi inseriranno la provincia nella quale rivendicano questa precedenza. Naturalmente, queste persone dovranno inserire la provincia dove rivendicano questa precedenza, dovranno innanzitutto allegare tutta
la certificazione che riguarda il loro stato di persone con invalidità e disabilità anche non grave, quindi anche certificazioni rilasciate dall'INPS, dall'ASL, una loro dichiarazione in cui autocertificano di trovarsi in questo stato, e quando andranno a inserire le precedenze dovranno sicuramente inserire tutte le scuole o anche una sola, anche soltanto una sola scuola o due scuole che si ritrovano nella stessa, nello stesso posto dove loro risiedono naturalmente. E prima di poter andare in un altro comune, devono inserire il comune dove hanno questo tipo di precedenza. Andiamo invece, il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cura e carattere continuativo. No, sì, anche in questo caso, se io metto sì, dovrò produrre un'autocertificazione più una documentazione medica dove c'è scritto che per i miei problemi di salute gravi io ho necessità di cure di carattere continuative che posso ricevere soltanto in un determinato comune. Anche in questo caso dovrò necessariamente nelle preferenze inserire delle scuole che si trovano all'interno di quel comune, e se voglio altri comuni dovrò prima di mettere gli altri comuni dovrò inserire il comune dove io presto quelle cure, dove io ricevo quelle cure mediche. Invece, questo punto, provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'articolo 33,6, riguarda tutti quei docenti che hanno una gravità, che hanno un articolo 3,3. In questo caso anche i docenti con il vincolo, docenti neoassunti nell'anno scolastico 22-23, se hanno questo tipo di precedenza, hanno una deroga, quindi vengono sbloccati e possono chiedere possono fare domanda di mobilità. Se questa precedenza l'hanno acquisita successivamente alla produzione del loro concorso. Andiamo avanti. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'articolo 33, commi 5 e 7. In questo caso facciamo riferimento a tutto quello che riguarda l'assistenza. Quindi io chiedo di avvicinarmi ad un mio familiare che ha una precedenza, quindi una gravità. Devo scrivere provincia, diciamo Avellino, tipologia di assistenza, per il trasferimento provinciale vale l'assistenza al figlio, al fratello, sorella, tutela legale, sempre per il provinciale, coniuge, parte dell'unione civile, mentre per l'interprovinciale, veramente io non ho mai capito, non vale quella per l'assistenza per il genitore. Quindi naturalmente sto parlando di precedenze, attenzione, non sto parlando di superamento dei vincoli, questi li abbiamo spiegati prima. E li potete trovare, se ve li siete, nelle nostre FAQ, in tutti i nostri vademecum che trovate sulla nostra pagina dedicata alla mobilità. Punto 35, per quanto riguarda la domanda di scuola primaria, provincia per la quale il docente usufruisce di una precedenza perché ha un coniuge militare che è stato trasferito per motivi di servizio. Io ho diritto a beneficiare di questa precedenza, e qui devo inserire semplicemente la provincia. Anche qui, in questo caso, occorrerà l'autocertificazione, anche l'autocertificazione da parte del coniuge di essere stato trasferito d'ufficio. Poi abbiamo altri tipi di preferenze per quanto di precedenze per quanto riguarda l'articolo 18, quindi per quelli che hanno un particolare mandato amministrativo, quelli che rientrano dopo un'aspettativa sindacale. Anche in questo caso basta inserire la provincia e occorre sempre la certificazione. E poi ci sono le precedenze che riguardano quelli che per almeno un triennio hanno prestato servizio
dei corsi per l'istruzione e per la formazione dell'età degli adulti e presso strutture ospedaliere. Questi sono quelli che sono presenti nella domanda di mobilità nella scuola primaria. Vedremo poi nella scuola secondaria. Nella scuola primaria trovate anche questa finestra che riguarda i posti di lingua, dove vi dice il docente, ai fini del trasferimento, dichiara di essere in possesso dei titoli che gli permettono di insegnare nella lingua inglese. Attenzione, per insegnare la lingua inglese non basta aver conseguito un British, occorre aver conseguito il titolo perché ho superato una prova concorsuale con la prova di lingua, o perché ho frequentato quei corsi di cui parlavo prima e che mi hanno formato non soltanto a livello linguistico, ma anche a livello metodologico sulla lingua inglese. E questa parte riguarda i docenti della Regione Autonoma di Trento e il docente, ai fini del trasferimento, richiede, guardate, se io metto sì, vedete, si apre questa tendina, solo posto di lingua, quindi se intendo trasferirmi solo su lingua. Prima il posto comune, poi posto lingua, quindi preferisco prima essere trasferito sul posto comune e poi sul posto di lingua, oppure invece poi decido di preferisco essere trasferito prima sul posto di lingua e poi sul posto comune. E poi il docente ha ottenuto il trasferimento sul posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio, e qui dovete mettere soltanto no o sì. Scelta tipo di posto. Come vedete, questa, essendo una docente di scuola primaria sul posto comune, la mia domanda ha questa voce in grigio, chiusa, non mi dà la possibilità di aprire la tendina perché sono un docente di posto comune. Se fossi stato un docente di scuola su sostegno, qui mi sarebbe aperta una tendina e mi chiedeva se è ancora nel quinquennio? Se la mia risposta fosse stata affermativa, sì, io non mi sarei potuta spostare sul posto comune, perché vi ricordo che chi è sul sostegno non può spostarsi sul posto comune prima di aver superato un quinquennio. E quindi ordine di trattamento della domanda, prima posto di lingua, posto di sostegno io non lo chiedo, posto di speciale indirizzo didattico differenziato io non lo chiedo, non metto nulla. Questa dicitura qui vale per i docenti che hanno il titolo di sostegno e che chiedono titolo di sostegno, possono scegliere, possono dare una priorità al sostegno psicofisico, al sostegno dell'udito o al sostegno della vista. Questo riguarda invece i metodi differenziati, quindi Montessori, Agazzi, Pizzigoni e i particolari titoli che riguardano i metodi differenziati. I requisiti riguardano quei requisiti che servono per insegnare nelle scuole ladine di Trento. Andiamo alle preferenze. Aggiungi preferenza. Naturalmente, se io intendo spostarmi in Campania, metterò Campania, metterò provincia di Napoli, conferma. Come vedete, il sistema mi dà la possibilità di inserire il comune di Napoli, quindi inserisco tutto il comune di Napoli, tutte le scuole del comune di Napoli, oppure tutta la provincia di Napoli, oppure i vari distretti. Se vado su questo segno più, ho i vari comuni del distretto 25, quindi nel caso del distretto 25 ho Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto. Se vado su più, il sistema mi dice quali scuole puntuali ho in questo comune. E quindi posso fare una scelta puntuale, posso fare una scelta sintetica. Come vedete, posso anche procedere con più clic a mettere più preferenze. E il sistema mi dà la possibilità o di cancellare una preferenza, quindi cliccando sulla X, o di anticipare o posticipare una preferenza. Se decido di mettere prima la scuola di Bacoli, posso salire sopra, oppure posso farla scendere giù. Naturalmente, per i docenti posso scegliere anche
un'altra regione. Attenzione, ricordatevi che da quest'anno, così come è successo l'anno scorso, anche quest'anno, come è successo l'anno scorso, se io ho chiesto e ottenuto un trasferimento interprovinciale, qualunque sia stata la mia richiesta, o codice sintetico o codice puntuale, io sono bloccato per 3 anni. Quindi anche in questo caso posso scegliere Roma, posso confermare, mi inserisco il distretto 22 e il sistema me lo aggiunge. Come vedete, ho aggiunto Roma. Una cosa importante per quanto riguarda le regioni come la Campania, che hanno anche le isole, per quanto riguarda la Campania, che ha anche le isole, vedete che sono state inserite in un distretto a parte, distretto 999. Questo distretto riguarda le isole di quella provincia. Come vedete, qui ci sono i comuni che fanno parte di queste isole. Se io vado su Capri, mi dà la possibilità solo di questa scuola, Casamicciola solo questa scuola, Forio ho la possibilità di mettere due scuole. Quindi le preferenze possono essere 15. Naturalmente, se io inserisco 15 scelte puntuali, riduco la mia possibilità di ottenere il trasferimento perché metterò solo 15 scuole. Se inserisco scelte non puntuali ma sintetiche, avrò un ventaglio molto più ampio perché nel comune di Napoli ci sono centinaia di scuole e quindi io con un solo clic ho inserito tantissime scuole. Naturalmente, per quanto riguarda la scuola primaria, avrò la possibilità anche di dare una disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera. Questo naturalmente vale per se io metto un codice sintetico, perché posso anche mettere un codice puntuale di una scuola ospedaliera. Quindi se io metto questo codice sintetico, il sistema andrà a scegliere anche le scuole, ma andrà a scegliere per me anche delle scuole ospedaliere, se nel distretto che io ho inserito ci sono scuole ospedaliere, così come posso inserire anche la mia disponibilità all'istruzione per gli adulti. Indicazione degli allegati. Qui inserirò gli allegati. Attenzione, se io gli allegati non li ho caricati precedentemente, non me li ritroverò. Io in questo caso mi sono ritrovata l'allegato che ho inserito precedentemente. Me lo trovo e quindi lo posso inserire. Quello che non ho inserito precedentemente negli allegati non lo posso trovare. Se sbaglio e ho sbagliato a inserire l'allegato, posso cancellare l'allegato mettendolo nel cestino. Ok? Per quanto riguarda le preferenze, vi ricordo che c'è qualcosa da rispettare per quanto riguarda le precedenze. Se io ho una disabilità personale, basta inserire una o più scuole del comune dove risiedo e il sistema valuterà la mia domanda di mobilità con precedenza. Inserisco tutto il comune o tutto il distretto subcomunale solo se intendo inserire anche altri comuni o altri distretti subcomunali. Se invece la mia precedenza è una precedenza di assistenza a un figlio, a un genitore, io potrò inserire una scuola puntuale, ma a prescindere se dopo sceglierò sì o no altri comuni al di fuori dal comune di assistenza del disabile, devo per forza chiudere la domanda con il comune di assistenza al disabile. Se non lo facessi, il sistema, chi valuterà la mia domanda nell'ambito territoriale pertinente, farà andare avanti la mia domanda, ma non considererà la precedenza. Ecco qui, nel momento salvo la domanda, vedete come mi dice che c'è un alert, perché io non ho inserito tutte le cose necessarie, tutti i punti necessari per la domanda. Ho messo delle precedenze, ma non ho specificato, quindi io li cancello perché non mi servono.
Vedete, il sistema assolutamente mi dà l'errore, quindi mi dice che ho sbagliato qualcosa e non mi fa andare avanti. Dice, guarda, vai prima a sanare gli errori che hai prodotto. Quindi io cancello questo perché non ho nessuna precedenza. Il sistema, vedete, me lo riconosce con il rosso l'errore che ho prestato, salva. E la domanda, come vedete, l'operazione è stata eseguita correttamente. Ora cosa potete fare? Potete visualizzare la domanda, quindi soltanto guardare quello che avete fatto voce per voce, quindi guardare se avete fatto bene, aggiornarla, quindi se vi rendete conto di dover inserire qualcosa, che avete sbagliato qualcosa, potete aggiornarla. Salva, aspettate, salva. Potete calcolare il punteggio, quindi secondo i punteggi che io ho inserito, il sistema mi dice che ho 73 punti e ho 6 punti per il raggiungimento, per il ricongiungimento al coniuge, nel comune che ho inserito come ricongiungimento al coniuge. In questo caso, quando sono proprio certa di aver fatto tutto bene, posso inviare la domanda. Quindi si preme sul pulsante rosso e si vuole procedere con l'invio alla domanda? Per fortuna quest'anno hanno inserito anche una voce che se io non ho inserito gli allegati, perché a volte capitava in passato che le persone non inserivano gli allegati, mi chiedeva, non hai inserito gli allegati, vuoi procedere lo stesso? E tu confermi, confermo, non chiede il codice personale, cosa che invece avveniva in passato, e io posso stamparmi la domanda, conservarmela, la troverò in download, la domanda che ho prodotto. Se intendo annullarla fino alla data di scadenza della domanda di mobilità, che vi ricordo per i docenti è il 21 aprile, posso annullare l'invio, annullare l'invio. La domanda rimane congelata a quel 21 marzo, entro il 21 marzo, quindi posso ancora aggiornare e posso cambiare le preferenze, posso aggiungere dei titoli che avevo dimenticato di aggiungere e quant'altro. Naturalmente tutte le risposte, la pubblicazione dei movimenti la riceveremo il giorno 24 maggio per tutti gli ordini e i gradi. Prima di passare al question time, io voglio un attimo farvi vedere una domanda, come appare la domanda di una persona che è stato immesso in ruolo quest'anno. Per questo motivo ho chiesto al collega Salvatore di essere qui con me per farvi vedere con lo speed come si procede con la sua domanda. Quindi procediamo subito con la domanda di un docente neo immesso in ruolo. Prego, Salvatore, vieni. Allora, istanzi online. Accedo, entro con SPID, posta ID, accediamo col QR code, mi chiedo di nuovo, il codice non è valido, vai adesso. Andato? Sì. Acconsento. Allora, c'è una formattazione un po' particolare. Allora, come vedete, il docente in questione è un docente neo assunto quest'anno. Quindi, che fa questa domanda con la speranza che ci sia una fumata bianca con questo dispositivo legislativo che dia la possibilità ai colleghi del 2022 e 2023 di potersi muovere al di là dal possesso di un requisito che gli fa superare il vincolo. Come vedete, per loro compare questa dicitura,
un messaggio di alert dove si dice, si ricorda che l'effettiva partecipazione alla mobilità è condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell'articolo 2 del CCNI, mobilità docenti ATA 22-25, nell'articolo 1 dell'ordinanza sulla mobilità personale docente educativa ATA per l'anno scolastico 23-24. Quindi se Salvatore avesse una 104 personale di con gravità o avesse un coniuge o un figlio con articolo 3,3, andrebbe in deroga al vincolo, naturalmente, e potrebbe comunque produrre la domanda di mobilità. Andiamo alla sua domanda. Come vedete, la sua domanda l'abbiamo già abbozzata. Aggiorniamola, ve la faccio vedere. È un po' diversa da quella della scuola primaria perché non vi è tutta la parte che riguarda i docenti specialisti specializzati in lingua inglese. Allora, come vedete, Salvatore, essendo un docente neoimmesso in ruolo quest'anno, nella casella del numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina del ruolo di appartenenza, non ha messo nulla perché è il primo anno che è messo in ruolo, quindi questa parte è completamente vuota. Nel punto 3 lui ha inserito 9. Perché ha inserito 9? Perché lui è una persona che ha prestato 7 anni di pre-ruolo. Di questi 7 anni, 2 li ha prestati su una piccola isola. Quindi ai 7 anni di pre-ruolo ha ripetuto 2 anni di servizio sull'isola. Quindi 7 più 2, 9. Il sistema moltiplicherà questi 9 per 6, quindi avrà un 54 punti per l'anzianità di servizio. Tutto questo dovrà essere dichiarato nell'allegato di cui abbiamo parlato prima. Salvatore ha anche un titolo di specializzazione su sostegno. È titolare attualmente su materia, ma anche titolo di specializzazione su sostegno. Non ha ancora deciso se vuole produrre domanda di mobilità solo su posto comune o anche su sostegno. Nel dubbio ha inserito negli anni di servizio prestati su posto di sostegno anche i suoi anni di pre-ruolo su sostegno, che sono 5, tutti prestati su terraferma, quindi non sull'isola, e quindi ha inserito 5. Naturalmente, se successivamente lui decidesse di non produrre domanda di mobilità anche su sostegno, ma solo su posto comune, questa casella dovrebbe cancellarla, dovrebbe lasciarla vuota. Il sistema comunque gli darebbe un messaggio di alert, gli direbbe: guarda, hai dichiarato gli anni su sostegno, ma non hai chiesto posti di sostegno, quindi assolutamente non devi inserire nulla nel punto 5. Come vedete, nella domanda di scuola secondaria di secondo grado non vi sono tutte le voci che riguardano gli insegnanti specialisti specializzati e quant'altro. Essendo un docente neoimmesso in ruolo, naturalmente Salvatore non può, ne non vanta nemmeno la soluzione di l'aver prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso o nell'istituto di titolarità che fa riferimento al punto 4. Non può inserire nulla, così come non può inserire nulla nel punteggio aggiuntivo. Quel punteggio è una tantum di cui parlavo prima e che fa riferimento solo a quei docenti che in un triennio a decorrere dall'anno 2000-2001 fino al 2007-2008 non hanno nessuna domanda di trasferimento provinciale, o se le hanno prodotta l'hanno revocata nei termini dovuti. Esigenze di famiglia. Allora, nel caso di Salvatore si ricongiunge alla moglie. Attenzione, la moglie risiede in un comune dove non vi è nessuna scuola dove si insegna la classe di concorso per la quale è titolare Salvatore. Quindi siamo stati costretti a mettere un comune vicinorio. Quindi lui chiede il ricongiungimento alla moglie nel comune di Arzano. Nel comune di Arzano e quindi comune vicinorio del comune dove risiede la moglie, il collega avrà una
avrà 6 punti in più per il ricongiungimento, non ha figli, quindi non inserisce nulla. Stiamo parlando di Salvatore che ha un trasferimento. Che ha una titolarità a Caserta e chiede il trasferimento su Napoli. Essendo un trasferimento interprovinciale, avviene in terza fase, quindi dopo che ci sono stati i trasferimenti comunali che non spostano nulla, non spostano le aliquote, dopo che ci sono stati i trasferimenti intercomunali, anche questi non spostano le aliquote, si procede alla terza fase. Trasferimento interprovinciale. Trasferimento interprovinciale, vi ricordo, avviene sui posti disponibili che sono residuati dopo i trasferimenti comunali e intercomunali. Il 50% di questi posti vengono accantonati per l'immissione in ruolo e il 50% vengono utilizzati per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi di ruolo e di 25% per i passaggi di ruolo e di cattedra. Poi andiamo ai titoli. Titoli, non aveva un concorso ordinario, lui ha superato un concorso straordinario, quindi non può avvalersi di questa voce della numero 11. Ha un diploma di specializzazione post laurea che vale 5 punti, vi ricordo che vale solo per i docenti laureati. Non ha una laurea triennale, quindi questa casella l'ha lasciata vuota, ma ha 4 corsi di perfezionamento, ciascuno un punto. Naturalmente, nel punto 15 non ha inserito nulla perché la laurea che possiede, la laurea in giurisprudenza, gli è servita per acquisire l'incarico a tempo indeterminato che ha attualmente, non ha un'altra laurea, quindi qui non ha potuto inserire nulla. Non ha un dottorato di ricerca, non ha partecipato agli esami di Stato negli anni che vi ho detto, che sono degli anni specifici che vanno dal 98-99, 99-2000 e 2000-2001, e però ha un CLIL, attenzione, una certificazione che gli permette di insegnare una disciplina non linguistica e lingua straniera e l'ha abbinata a una certificazione linguistica di livello C1, quindi ha messo 1, il sistema gli valuterà un punto, se non avesse avuto la certificazione C1 gli sarebbe valsa 0,5. Salvatore non ha precedenze, quindi non ha potuto inserire nulla, quindi effettivamente lui aspetta che ci sia questa risposta, questa fumata bianca, perché gli permetta a questa domanda che sta producendo oggi di andare avanti e non di rimanere bloccata. Scelta tipo di posto. Il docente titolare sul posto di sostegno al vincolo quinquennale, lui è un docente di posto comune, quindi anche in questo caso questa casella non si apre perché è un docente, il sistema riconosce che il docente che sta producendo la domanda di mobilità è un docente che attualmente è titolare di sostegno. In questa casella numero 36 il docente dichiara se preferisce in prima battuta trasferirsi sul posto normale e in seconda battuta sul posto di sostegno. Naturalmente Salvatore può farlo perché ha un titolo di specializzazione sul sostegno che dovrà autocertificare attraverso un allegato che riguarda i titoli. Quindi nel suo caso può fare questa domanda anche sul posto di sostegno. Un docente di posto comune che non ha il titolo di specializzazione sul sostegno, questa domanda non la può produrre. Questi requisiti riguardano sempre le scuole ladine di Trento. Preferenze. Come vedete, lui ha scelto, Salvatore ha scelto delle scuole di Arzano, che è il comune più vicino alla residenza della moglie, quindi può decidere di anticipare o posticipare. Anteporre prima il liceo di Arzano o il Don Geremia Piscopo di Arzano,
semplicemente muovendosi su, su queste, su, con queste freccette. Ricordo, siccome ha messo anche un distretto, il distretto 25, ricordo che per quanto riguarda il trasferimento interprovinciale, anche i docenti non neoassunti quest'anno, l'anno prossimo, se otterranno un trasferimento interprovinciale, quindi dalla provincia di Caserta alla provincia di Napoli, rimarranno bloccati per 3 anni. Come vedete, la domanda per la scuola secondaria di secondo grado ha molte più voci rispetto alla scuola secondaria di primo grado. Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera, quindi il sistema, avendo Salvatore messo un distretto, il distretto 35, se dovesse ritrovare nel distretto 35 delle scuole ospedaliere, prenderà in carico la sua disponibilità di insegnare anche nelle scuole ospedaliere, quindi se trova una scuola ospedaliera l'assegnerà a Salvatore. Una disponibilità all'insegnamento presso la scuola carceraria, una disponibilità presso le scuole serali, una disponibilità all'insegnamento dei licei europei, e questa voce sicuramente non c'è nella, per la scuola secondaria, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, riguarda le cattedre orarie, quindi docenti che non insegnano sempre e soltanto in una sola scuola, ma che chiedono di essere assegnati anche a più scuole, con cattedre orarie esterne che si chiamano con un acronimo COE. Le cattedre interne si chiamano COI, le cattedre esterne si chiamano COE. Io posso decidere di aspirare a una cattedra oraria nello stesso comune, quindi lo stesso comune di Arzano, oppure cattedre orarie tra diversi comuni. Quindi posso pensare anche di poter essere assegnato a una scuola che ha 14 ore nel comune di Arzano e 4 ore nel comune di Casoria. Se flaggo qui, il sistema mi dà una possibilità in più rispetto a chi invece chiede le cattedre orarie nello stesso comune. Indicazioni degli allegati, anche in questo caso, vedete, in questo caso io non trovo nulla, perché? Perché Salvatore non ha allegato ancora nessun allegato nella voce allegati che vi ho fatto vedere prima. Salviamo la domanda. Come vedete, il messaggio di alert permane per Salvatore, quindi l'avvisa, guarda, tu stai facendo la domanda, ma non è detto che tu potrai portarla avanti, potrebbe essere bloccata, però ti dà la possibilità di salvarla, così come ti dà la possibilità anche di inviarla, non la puoi inviare ancora perché non hai gli allegati, e possiamo verificare il punteggio di Salvatore. Il punteggio è 64, che gli viene dagli anni di preruolo, che gli viene dalla specializzazione, che gli viene dai 4 diplomi di perfezionamento, che gli viene dal CLIL. E siccome ha inserito anche il sostegno, ha ulteriori 30 punti per il sostegno, e siccome ha chiesto un trasferimento interprovinciale, ha un ulteriore punteggio per il congiungimento al coniuge, che è di 6 punti. Quindi se avesse inserito, guardate, vi faccio vedere, invia, come vedete la domanda vi dà un alert e dice: la domanda è priva di allegati, si vuole comunque effettuare l'invio? Naturalmente no, perché senza allegati la domanda potrebbe andare avanti con punteggio 0. Quindi questa è la domanda di Salvatore, docente neo assunto, che produce la domanda con riserva, avendo questo messaggio di alert che gli ricorda che, essendo un docente neo assunto, rientra nei vincoli, in attesa di questo dispositivo legislativo che dovrebbe liberare questi docenti neo immessi in ruolo, che magari sono da anni in graduatoria, penso a quelli delle GAE, che assolutamente non sapevano, nel momento in cui si sono inseriti in GAE, che avrebbero dovuto pagare lo scotto di questi vincoli. Naturalmente Salvatore, essendo un docente neo assunto in ruolo, ha i vincoli,
inoltre non ha neanche superato l'anno di prova, non può fare il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo. Ma immaginiamo che ne abbia la possibilità, il passaggio di cattedra per la scuola secondaria di secondo grado gli darebbe la possibilità, adesso lui attualmente è su a 0,46, se lui avesse l'abilitazione per a 0,47, gli darebbe la possibilità di fare il passaggio di cattedra su a 0,47, avendone l'abilitazione, e quindi dovrebbe dichiarare con un allegato di possedere questo titolo. Invece, passaggio di ruolo potrebbe farlo se intendesse passare dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola secondaria di primo grado o alla scuola primaria, naturalmente avendone il titolo. Nel caso in cui si chieda il passaggio di cattedra, come ho ribadito precedentemente, non sarà necessario superare nuovamente l'anno di prova. Nel caso del passaggio di ruolo è necessario superare nuovamente l'anno di prova. Io ho finito Eccoci. Roberta, allora, mi senti? Abbiamo fatto praticamente, sì, praticamente tutto. Purtroppo il tempo è tiranno perché sono le 15:57, alle 16 abbiamo un altro evento, quindi purtroppo la parte dedicata al question time dobbiamo veramente farla. Molto molto ristretta, quindi cerchiamo di rispondere a qualche domanda veloce. Io vi ricordo però che il question time lo potete rivedere on demand, come volete, quando volete, che domani alle 14:30 ci sarà una puntata, questa volta con il question time classico, dedicata alle risposte alle vostre domande. Allora, andiamo da Francesco. Il punteggio raddoppiato sul sostegno, come si fa a farlo valutare? Allora, abbiamo visto che c'è la dicitura specifica per il sostegno. Naturalmente, Francesco, potrai farti valutare il punteggio raddoppiato solamente se richiedi posti di sostegno, se sei attualmente su sostegno e richiedi posti di sostegno, o se sei attualmente sul posto comune, ma hai anche un titolo di specializzazione su sostegno che ti puoi spendere. Quindi in questo caso, se hai prestato servizio su sostegno, inserirai o che le hai prestato con anni di ruolo o in anni di preruolo nella specifica dicitura che è nella domanda. Naturalmente tutto va autocertificato con gli allegati, ok? Quindi bisogna dichiarare che quegli anni si sono prestati su sostegno. Giulia, allora, per il congiungimento al genitore è necessaria una disabilità del genitore? No, per il ricongiungimento al genitore non è necessaria una disabilità al genitore. Se tu sei nubile e richiedi il ricongiungimento al genitore, basta chiedere il ricongiungimento al genitore. Non confondiamo il ricongiungimento al genitore con la precedenza per la disabilità di un genitore. Sono due cose totalmente diverse. Quindi se tu sei una persona non sposata, nubile, puoi sicuramente ricongiungerti a tua madre, tuo padre. Anna, si può richiedere il ricongiungimento al convivente? Sì, con il nuovo contratto ha recepito anche la convivenza stabile tra due persone, quindi si può richiedere, deve essere una convivenza stabile. Norberta, gli allegati vanno firmati e scansionati? No, gli allegati non vanno firmati e scansionati, potete firmarli anche semplicemente con nome e cognome scritto con computer, ma non vanno firmati e scansionati. Vi dico anche perché. Non è necessario, innanzitutto perché voi entrate in istanza online con uno SPID, quindi con una vostra identità che vi dà la sicurezza, e poi perché se un domani doveste nuovamente chiedere la domanda di fare nuovamente domande di trasferimento, potreste utilizzare il file Word che avete inserito nell'allegato senza dover rifare tutto da capo, per esempio. Quindi Benissimo. Allora, Roberto, dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio davvero per la professionalità, per la chiarezza e per la competenza. Ormai sei, come dire, la nostra signora dei no, vittoria. è troppo buono, diciamo che questo è veramente
veramente un argomento che si presta a tante sfumature, si dovrebbero fare 4 ore di trasmissione, certo, ma diventa veramente complicato. Quindi grazie. Magari sicuramente col tutorial, con i vari question time, risponderai a tutte le altre risposte, noi, a tutte le altre domande. Noi ci rivediamo venerdì perché abbiamo un appuntamento con question time classico e poi faremo sicuramente degli approfondimenti su IATA e poi con le graduate dell'istituto. Grazie davvero a Roberto Lannini, Federazione. Ciao a tutti, ciao a tutti, in bocca al lupo, speriamo una fumata bianca. Ritorniamo a schermo intero, abbiamo dunque trasmesso questo tutorial, video tutorial sulla mobilità docenti. Oggi si parte con le domande per il personale docente, per il personale ATA la data sarà successiva, quindi oggi ci siamo dedicati ai docenti, è bene ricordarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do dunque l'appuntamento al prossimo speciale, sempre su Orizzonte Scuola TV. Grazie e a presto.